Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi vi farò una ricetta che avete già visto, ma con delle modifiche. Farò una bellissima treccia ai tre sapori. Possiamo dire che la ricetta è già iniziata in realtà. Perché In che senso? comunque L'impasto l'ho fatto prima per questo motivo, proprio per farla più corta, perché è Esatto. solo una variante, no? Io vi metto Della la ricetta originale nell'info box, così potete vedere come si arriva a questo punto. Esatto. Vai. Allora, l'impasto è pronto, pronto da lavorare e io lo andrò a farcire in tre modi: con una crema di noci fatta da me e delle noci, il padè di pomodori secchi del gruppo Caro, meraviglioso. Ci sorrido perché sono tutti prodotti meravigliosi, quindi quando dico meraviglioso, e il padè di olive nere, sempre del gruppo Caro. Ragazzi, questi patè, oltre a essere veramente buoni, e credetemi, arrivano con una confezione che è carinissima, perché è Sì. una borsetta in cui trovate dei patè dentro ad un costo fattibilissimo, che può essere anche una bellissima idea per Natale. Io vi metto nell'info box anche il sito del gruppo Caro, perché andate a vedere i prezzi, oltre ai prodotti che sono buonissimi, i prezzi, guardate. Vero. E se vi iscrivete addirittura alla loro newsletter, vi arriva dopo pochissimo un buono sconto del 15%. E se la spesa è superiore ai 49 euro, addirittura la spedizione è gratuita. Di più non so. Di più ne so. Vai. Allora, intanto spostiamo queste magnifiche creme, cremine, eccetera. Mettiamo l'impasto sul tavolo. Eccolo qui. Bellissimo, senti che profumo. E lo andiamo Senti com'è come morbido. soffice. E lo andiamo a stendere, mettiamo sotto un pochino, appena appena, una spolverata di farina. Così. E lo andiamo a stendere. Deve raggiungere una determinata altezza. Allora, No, diciamo 1,5 cm più o meno. lo stendiamo per bene e ci vediamo tra Sì, poco. esatto. Eccoci. Allora, adesso facciamo, come avete visto, è una sorta di rettangolo. Facciamo tre strisce più o meno della stessa larghezza. Ok? Ecco qua. Questo perché faremo le trecce. Faremo una treccia, ma voi potete fare anche dei panini con questo pane, potete fare non so, una forma a stella. Io l'altra volta feci Sì. una sorta di stella. Ora su, mi passi per favore, che sono laggiù, sono andata a finire laggiù. Sì, grazie. Dicevo, su ogni striscia metterò appunto queste creme. Nella parte centrale voglio mettere la crema di noci, in quelle laterali metterò il patè di pomodori secchi e il patè di olive. Ragazzi, all'apertura di queste scatolette arriva un Un profumo. profumo, è vero. Poi io che non amo molto i pomodori secchi, No, questi sono invece fantastici, anche io non li amo molto, devo dire la verità. Ma questi sono è proprio stato facile bellissimi. innamorarmi di questi prodotti. Questa è anche molto bella quando avete una festa da mettere al centro del tavolo come... Decorazione quasi Sì, sembra. come E centro tavolo, ecco, non mi veniva il termine. poi mangiandola, perché poi Beh, ovvio. Sì, è un pane che è piacevole proprio da mangiare. è vero, è vero. Si può dire che è buono come il pane? Simpaticissimo. Mettiamo la crema di noci. Bellissimo.
Bellissimo. E mettiamo anche qualche gheriglio di noce. Oh, e la stessa cosa, se volete, potete farla con il padè d'olive e i pomodori secchi. E il padè di pomodori secchi, nel senso che, volendo, potete aggiungere pezzettini di pomodori secchi sul padè di pomodori secchi, certo, e pezzettini di olive per arricchire un pochino di più. Posso farti una domanda? Certo. Si può fare anche dolce? Certo. Che ne so, Nutella, crema di pistacchio, cioccolato bianco. Assolutamente sì. Crema, marmellata, mele, cannella. Quattro stagioni proprio. Esatto. Perché comunque ha una concentrazione di sale molto bassa ed è un pane piuttosto dolciastro. Quindi va benissimo. Eccoci qua. A questo punto dobbiamo semplicemente chiuderle. Quindi delicatamente, guardate, già sta lievitando. Sì. Già è ricresciuto. Andiamo a pinzare in questo modo, facendo aderire, come avete visto io ho lasciato proprio il bordo libero, il bordo non condito. E allora le chiudiamo. Sì. E ci rivediamo a trecce chiuse. A lembi di treccia chiusa. Allora, abbiamo fatto i nostri torcigliotti. A questo punto li abbiamo messi sulla carta da forno, su una placca. Adesso li andiamo a modellare al nostro piacimento e facciamo appunto questa trecciotta con delicatezza, perché potrebbe aprirsi. Ci vediamo a treccia fatta. Sì, a treccia fatta. Eccola qui, è normale, visto quanto l'ho fatta ripiena, che un pochino è uscito, no? Adesso la facciamo lievitare una mezz'ora e poi la mettiamo in forno a 200 gradi per circa 25-30 minuti, dipende dai forni. Ma prima... Circa 25 minuti? 25-30 minuti, dipende dai forni. Dicevo, ma prima, una volta lievitata per mezz'ora, la spennelliamo con il tuorlo dell'uovo e un goccino di latte. Poi dopo vi faccio vedere. È esploso! Sì, è cresciuto abbastanza. A questo punto vado a mettere il latte e l'uovo che ho mescolato precedentemente. Che è un uovo? Un uovo e un cucchiaio di latte. Ma solo il rosso dell'uovo? Solo il rosso. E un cucchiaio di latte. Poi dobbiamo fare una piccola modifica a quello che abbiamo detto prima. Mi devo scusare, ragazzi, scusate, veramente. Purtroppo voi dovete capire che io il sabato e la domenica faccio 400 ricette. Dato che da stamattina ne ho fatte 6, ho fatto anche cose, diciamo, da forno, dolce, eccetera, purtroppo ho confuso... Una ricetta per un'altra. Esatto. La vogliamo quindi punire? Purtroppo. Punitemi, che devo fare? Scusate. Allora. 180 gradi, forno ventilato per 40 minuti. Scusate, di nuovo. Sì, ci siamo sbagliati con un'altra ricetta. Forno a temperatura, importante, ok? Quindi ripetiamo. 180 gradi per 40 minuti circa, sempre dipende dai forni, forno ventilato. Con il forno già a temperatura. E ci vediamo a treccia pronta. Eh sì, adesso la spennelliamo e la mettiamo nel forno. A dopo. A temperatura, 180 gradi, forno ventilato per circa 40 minuti. Dipende dai forni. Dipende dai forni. Che spettacolo. È venuta bene, sì. Adesso aspettiamo che si raffredda un pochino e poi possiamo tagliarla e vi facciamo vedere all'interno. A dopo. È pronto. C'è arrivato il sorcio, è pronto. Adesso l'apriamo e vi faccio vedere come è venuto all'interno. Voilà. Guardate che meraviglia, ragazzi. E guardate quanto è soffice. Uno spettacolo. Che altro dire, ragazzi? Seguiteci e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti.